La prossima volta che dovessi dirvi che voglio accorpare 2 mesi in un video acquisti, vi prego, insultatemi. Ciao a tutti, gente, io sono Dili, benvenuti o bentornati sull'altro fumetto e benvenuti al video acquisti dei mesi di agosto e settembre. Manco ve lo dico che sono 2 mesi nei quali non dovevo comprare nulla, manco ve lo dico che ho comprato il mondo. Prima di cominciare subito e cercherò di andare mega veloce, vista tutta la roba che c'è, volevo solo dirvi che voglio provare a fare come i miei colleghi, ovvero dividerò il video in tre. Nella prima parte parleremo di fumetti made in Italy, nella seconda parte parleremo di fumetti manga e nell'ultima parte di fumetti di tutto il resto del mondo. Ok, ma partiamo subito. Numeri 22 e 23 di Samuel Stern. Purtroppo il 23 non ho avuto tempo di leggerlo perché l'ho comprato tipo ieri, me lo leggerò però subito dopo aver girato questo video perché Samuel Stern mi sta piacendo un botto. Questi 4 numeri che andranno fondamentalmente a concludere la seconda stagione di Samuel Stern mi stanno piacendo tantissimo. Samuel Stern in questi 4 numeri ha una forte continuity, scopriamo un sacco di cose su personaggi in gioco in questa serie e veramente mi sta piacendo un botto. Secondo me Samuel Stern dovrebbe proprio puntare su queste cose, su questa continuity perché mamma mia, questi numeri. Il meraviglioso mondo di Mordillo numero 1, che non vi nego che ho preso perché stava a 1 euro, in più perché comunque mi piace, Mordillo è un grande artista al quale non mi sono mai avvicinato più di tanto, devo essere sincero, però veramente ha delle opere visionarie, super particolari, super interessanti, quindi comunque ero ben felice di recuperarmi questo numero. I numeri successivi sono un po' costosi, quindi comunque mi sono fermato al numero 1, però ci sono veramente delle tavole splendide, appunto, in questo mondo fantasioso, immaginario, quasi un sogno. Quindi veramente, secondo me, quantomeno poi a 1 euro veramente era un prezzo scontatissimo, quindi ne ho approfittato. Il Vangelo del Coyote mi ispirava un sacco, me lo sono recuperato a un prezzaccio, quindi l'ho preso. Storia malata, o meglio, due storie malate in una. Vediamo la storia di queste ragazzine che fondamentalmente sono due psicopatiche che per noia decideranno intraprendere un perverso gioco, e non vi dico di più per non farvi nessun tipo di spoiler, e vediamo però in contemporanea anche la storia di un professore abbastanza frustrato, del quale però si sta per avvicinare il compleanno. Se cercate qualcosa di molto forte, perché c'è un sacco di scene violente, provatelo. Prima di tutto tocca Nascere, esordio di Sonno, autrice molto interessante, storia di un ragazzino, ovvero storia di una famiglia che vede nascere un ragazzino che non riesce a utilizzare le gambe, quindi vediamo tutto quanto il percorso della vita di questa persona, quindi proprio dall'infanzia, dalla nascita fino all'età adulta. La cosa che mi ha super colpito, e ora ovviamente non troverò la pagina che volevo mostrarvi, è una cosa del tratto di questa autrice, ovvero il fatto che i personaggi siano comunque abbastanza sproporzionati, vedete, hanno dei nasi molto grossi, alcuni così, però gli occhi sono rappresentati in maniera super accurata. Guardate cosa intendo. Veramente mi è piaciuto un sacco questa cosa. Mi è piaciuta un sacco anche la scelta di colorazione, quindi questo bianco, nero e azzurro. Un lavoro che non mi è dispiaciuto, forse è arrivato alla fine, non lo so, col senno di poi, avendolo letto tutto quanto, potevo osare un po' di più. Sembra un'opera, è un'opera anche intensa, però non riesce a fare, secondo me, quel passo oltre per diventare veramente toccante. Quindi, comunque, un ottimo esordio, non c'è che dire. Poi, appunto, i disegni mi sono molto piaciuti, molto particolari, molto interessanti. Secondo me, comunque, un'attrice assolutamente da tenere d'occhio. Primo numero di Xenax. Gente, questo mi ha fatto morire da ridere. Ho avuto modo di dirlo su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, non sapete cosa vi perdete. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook e al mio profilo Instagram. Io nella prima pagina, ho riso 4 volte. Sono 6 vignette, ho riso 4 volte, raga, veramente meraviglioso. La storia di questa ragazzina che acquisisce dei poteri, fondamentalmente combatte i boomer in rete. Questo è il suo scopo. Veramente divertente. Ho riso tantissimo. In alcune parti mi ha fatto veramente scompisciare. Secondo me ne vale un sacco la pena. Poi uno spillatino a 3 euro. Raga, cercate di recuperarlo perché veramente ne vale un botto, un botto, un botto la pena. Sheolosh, non so come si pronunci, della Upper Comics. Progetto molto, molto, molto interessante.
interessante, soprattutto con disegni veramente super fighi, una partita a scacchi con la morte, con una cosa che si è già abbastanza vista, ma in questo ambiente cyberpunk futuristico. Una storia che scorre bene, piacevole, interessante, appunto uno spillatino da 3,50€. Se volete saperne di più, comunque anche Kuro ne ha parlato su il canale di Kuro. Io vi consiglio di dargli una possibilità. Evviva! Nuova rivista con dentro Scottex, o meglio, creata da Scottex. Non l'ho presa principalmente perché sia stata creata da Scottex. A me Scottex non dispiace, per carità, le sue vignette mi fanno anche abbastanza ridere. Ma l'ho presa per un altro motivo, ovvero l'ho presa perché al suo interno ci sono anche le vignette di Dav. Io adoro Dav, ho sofferto tantissimo quando il suo A come ignoranza è venuto a mancare, è stato tipo sospeso, e quindi ho sofferto veramente molto. Oltre, in questa rivista, oltre Sio e Dav, c'è anche Dottor Pira, che ha uno stile veramente molto particolare, ok? Questa, secondo me, va provata. Rami ancora verso il cielo, il covo del cocomero, che sono 5 ragazzi molto giovani, tipo di 20 anni, ok, uno da 20 anni non è molto giovane, sono io che sono molto vecchio perché ne ho 35, quindi mi piace pensare che quelli di 20 siano molto giovani. Hanno creato questo collettivo e hanno creato questo fumetto. Intanto, uno, grazie per avermelo mandato, due, complimenti per il coraggio per debuttarsi in quest'opera, tre, forse un'opera un pizzico acerba, alcuni tratti. Tutti e cinque hanno fatto fondamentalmente un capitolo, alcuni tratti sono un pochino più studiati, altri forse sono un pochino più, appunto, acerbi, e andava fatto ci vorrebbe un pochino più di studio sulle anatomie probabilmente dell'essere umano, storia di ecologismo fondamentalmente, quindi di critica sociale, quindi anche interessante come tematica, quindi fondamentalmente non male, forse ogni tanto si perde un po' buttandoci troppa roba, però appunto secondo me è un collettivo che va tenuto d'occhio. C'è ancora un po' da lavorare soprattutto sul tratto. Quasi una storia d'eroi. Ringrazio tantissimo la Neo Edizioni per avermelo inviato. Un fumetto veramente figo, voglio assolutamente parlarvene. Un fumetto anche angosciante, perché fondamentalmente nelle prime pagine vediamo il protagonista, che se non ricordo male si chiama Ugo, lo vediamo entrare nottetempo nella camera della propria vicina e spiarla di notte mentre dorme. Quindi una storia veramente angosciante. Ugo è una persona super timida che va dalla madre, super introverso, balbetta, ma succederà a un certo punto qualcosa che cambierà completamente la sua vita. Un thriller molto particolare per il tratto, perché fondamentalmente l'autore Ettore Gula è un autore Disney, quindi questo tratto così tondeggiante, ma le tematiche sono comunque molto forti, ma voglio parlarvene. E anche di questo Kuro ha parlato sul proprio canale. Quindi Kuro, se la pianti di bruciarmi tutti i fumetti, magari posso fare qualche video anch'io, eh? Sentinel di Sardina e D'Angelo, ringrazio D'Angelo per avermelo inviato, veramente super figo, un tratto iper interessante, storia di un'isola misteriosa in cui una popolazione cerca di sconfiggere una maledizione che porta a piovere su quest'isola da un tempo infinito, tavole veramente scure, angoscianti e tetre, una storia super intensa, super che corre ai 200 all'ora, bellissimi effetti di luce, del fuoco, dei fulmini, quindi veramente le ho apprezzati tantissimo, questi effetti mi sono piaciuti un botto, storia un pochino breve ma che vi sorprenderà soprattutto nel finale, che mi è piaciuto veramente molto, secondo me appunto in qualche sede voglio parlarne perché secondo me ne vale veramente la pena, non sottovalutatelo, Sentinel della Shockdom, figo figo. Locust, Massimo Rosi, Alex Nieto, quindi Nieto immagino sia straniero, Rosi italiano, vabbè, lo mettiamo tra i fumetti italiani, della Leviathan Labs, storia di un mondo post-apocalittico invaso da locuste giganti, non ve ne parlo più di tanto semplicemente perché voglio parlarvene in un video apposta, quindi uscirà presto. E in quel video vi parlerò anche di Vietnam Horror, storia sempre di Rosi e disegnata da Coppola, storia ambientata nel Vietnam, era facile da intuire dal titolo, storia horror, io adoro il genere horror nei fumetti, lo sapete perfettamente, storia angosciante di
dei Marines in Vietnam, che fondamentalmente fanno tutti quanti lo stesso identico sogno, ed è un sogno angosciante con un sole nero, e cominceranno a capitare una serie di cose veramente raccapriccianti, ma appunto anche di questo avremo modo di parlarne meglio. Dato che seguite questo canale, lo so, con moltissima attenzione, avrete notato che sono stato al Bombetta Fest. Ci ho già fatto un video vlog e acquisti del Bombetta Fest, vi mostro cosa ho comprato, ma in maniera super rapida. Quando ho fatto quel video in realtà non avevo ancora letto nulla, perché ero appena tornato al Bombetta Fest. Ora ho letto praticamente tutto, ma non ve ne parlo tanto qui, ve ne parlerò poi in una sede adeguata. Ho recuperato questo volume, questa autoproduzione di palloni dal titolo Panorama prima dello schianto, ci sono tutta una serie di fumetti e racconti di Lorenzo Palloni. Ho recuperato Il Signore delle Ossa, serie composta in due volumi, veramente super mega iper figo, con dei disegni tra l'altro veramente splendidi, mi sono piaciuti tantissimo, ma anche la storia è veramente figa, ma appunto avremo modo di parlarne. Ho recuperato This Is Playlist degli amici di Amianto Comics, varie storie legate al mondo del fumetto e della musica, vi mostro qualcosa randomico anche perché sono tanti autori e autrici, come ho avuto modo di farvi vedere nel video appunto del Bombetta Fest, veramente molto bello. Il Bardo Balordo e le Novelle Infami, altra opera veramente molto interessante, guardate che disegni, veramente questi ragazzi hanno fatto un lavoro splendido, super splatter, super violento, capita veramente di tutto in questo volume, ma anche di questo parleremo. Il Battesimo del Porco, altra opera fighissima di Maledizioni, tra l'altro ho parlato di un altro progetto di Maledizioni in questo video che si chiama Finestrini, andatelo a recuperare mi raccomando. Un'opera breve ma veramente fighissima, con dei disegni splendidi e una trama super angosciante. E infine terzo numero della rivista Burro, controllo bene cosa farvi vedere, rivista che tra l'altro, come vi ho detto, si legge anche splittata, però devo controllare bene, ci sono dentro diversi articoli e anche diversi fumetti. Questa non ho ancora avuto il tempo di leggerla, non ve lo leggo, tutto il resto sì, ma ne parleremo. Il Lato Oscuro della Luna, numero 5 delle Storie Bonelli, l'ho recuperato al libraccio quando sono andato a trovare Danilo di Fumetti Senza Paura, Nico di Polvere Fumetti e Ala di Ala Manga e Books. Ci siamo beccati tutti a Milano, ci siamo fatti una giornatina tutti insieme appassionatamente, siamo passati dal libraccio, questo qua stava a 2 euro, Danilo me ne aveva parlato bene, storia di una persona che diventa astronauta, quindi vediamo un po' il suo presente come astronauta, quindi nello spazio, e il suo passato da ragazzino. La cosa molto angosciante è che a un certo punto cominceranno a perdere la comunicazione con le persone sulla Terra e cominceranno anche a scomparire delle persone dentro l'astronave. Una storia angosciante, molto toccante, molto particolare, finale molto criptico, veramente una storia figa. Streghette della Slow Comics, stessa casa editrice di Xenas che vi ho mostrato prima, storia ironica di queste due streghette che fondamentalmente passano il tempo a fare pozioni per farsi di queste pozioni, perché sono delle simpatiche tossichelle, storia molto interessante, divertente. Non vi nego che non sono così tante le gag che mi hanno fatto ridere all'interno di questo volume, in più non mi è piaciuta tantissimo la caratterizzazione di alcuni personaggi, ho trovato diversi personaggi caratterizzati in maniera abbastanza simile tra loro, non un brutto volume, bella l'idea, non mi ha entusiasmato troppo, devo essere sincero, però probabilmente la comicità è comunque una cosa veramente super mega iper soggettiva, quindi ci sta, magari a me non ha fatto ridere, magari a voi sì, secondo me comunque vale la pena dargli una spucciata. E ve l'ho detto che il video sarebbe stato lungo, ma passiamo alla parte manga e cominciamo con un manga italiano, così colleghiamo fumetti italiani e manga, ma che gran professionista sono, e parliamo del numero 2 di Eternal, anche di questo ha parlato Kuro e io mi trovo discretamente concorde con lui, disegni meravigliosi, l'autore Luca Maffia veramente di una bravura estrema, secondo me rappresenta questo mondo cyberpunk distopico in maniera super figa, però concordo anche con Kuro quando dice che nel finale fondamentalmente non si capisce più niente, cioè, a un certo punto sclera male tutto il fumetto, non si capisce più nulla, non si capisce dove vada a parare, non si capisce cosa succeda, non si capisce chi vince, chi perde, non si capisce nulla a un certo punto, però secondo me vale la pena di essere recuperato, comunque interessante, appunto a livello grafico secondo me è una bomba, a me ha fatto veramente impazzire, sono degli scontri meravigliosi, peccato sto finale un po' confuso. Numero 4 di Domani il pranzo sei tu, ma quanto mi fa impazzire questo fumetto, ho già avuto modo di dirvelo in questa live che ci siamo fatti facendoci
quattro chiacchiere. Mi piace tantissimo, mi piace quanto sia estremo, folle e assurdo in ogni sua parte, e in quanto veramente diventi una roba che dici vabbè, ma che cacchio stiamo leggendo? E io adoro questa cosa, mi fa impazzire, mi piace tantissimo, veramente la trovo meravigliosa. Quindi io vi straconsiglio di recuperarlo. Una lettura splatter violenta, ma anche al tempo stesso leggera, divertente, che spegnete il cervello e ve la leggete, vedete un po' di splatteraggio, ma sì, ci sta, ci sta. E tanto mi piace Domani il pranzo sei tu, quanto non mi piace più questo Jagan. Siamo arrivati al numero 11, per fortuna sta giungendo alla conclusione, perché che palle, fondamentalmente un battle shonen con scene violente, ogni 3x2 fanciulle nude che vengono avvolte da tentacoli. Sì, scontri anche belli, disegni anche belli, i disegni sono effettivamente molto fighi, però non mi dice veramente più nulla, non vedo l'ora che finisca. Spero che le ultime parti siano solamente di scontri, perché gli scontri comunque riescono a essere esteticamente molto fighi, cioè i disegni, ripeto, sono veramente, cioè guardate che bomba, i disegni sono veramente fighi, però per il resto non spero finisca in fretta. Numero 11 di Girl from the Other Side, ultimo numero, non l'ho letto, non ho nulla da dirvi, lo leggerò presto, ho il 10 e l'11 da leggermi per finirmi questa serie. A me questa serie tutto sommato è piaciuta, se il finale non va completamente in vacca, cosa che spero non sia, non mostro troppa roba per non farmi anche autospoiler, se il finale non va veramente in vacca, serie super promossa. Numero 6 di Chainsaw Man, questo mi è piaciuto un botto, perché invece rispetto agli altri numeri che se la smenavano con storie d'amore tra di loro, del quale non me ne può fregare di meno, in questo numero semenano, a se semenano, a quanto semenano, finalmente, guardi lei che guarda questo video, se continuano così per tutta la serie a me va benissimo, cioè se si menano brutalmente per tutta la serie, guarda, io ci sto a bestia, cioè mi piace tantissimo. In più, se mi metti tavole fighissime come questa, personalmente mi hai conquistato. Numero 2 di Tsugumi Project, veramente interessante, i disegni sono sempre super fighi, scopriamo che la tizia bambina volatile in copertina è una discreta psicopatica, cosa che ho apprezzato tantissimo, come potrete ben immaginare, e mi piace, divertente, continua a intrattenermi bene. Peccato che tra poco siamo arrivati tipo alla serie regolare, che non sono usciti tanti numeri, quindi tra poco dovremmo aspettare, però vabbè, non importa, i disegni sono super fighi, sinceramente me lo godo proprio un sacco. Numero 1 di Tres, un manga filippino. So già cosa mi state per scrivere nei commenti, è filippino quindi non può essere un manga, guardate, mi porto avanti, lo scrivo io, guardate. Tres non è un manga, pirla. Ok, commenta. Contenti? Ma manga o no, chi se ne frega, a me sta piacendo, e dico sta piacendo perché lo sto ancora leggendo, fondamentalmente una specie di Constantine, ma donna e filippina, perché è ambientato tutto nelle Filippine. La cosa super interessante è che effettivamente ci sono un sacco di leggende filippine. Allora, io quando l'ho preso non vi nego che non gli avrei dato 2 lire, l'ho sfogliato e ho detto bah, vabbè, a me sembra un po' una cavolata, e invece leggendolo è veramente figo, cioè nel senso ci sono un sacco di spunti, ci sono un sacco appunto di leggende filippine che fondamentalmente non conoscevo, quindi un sacco di leggende metropolitane, un sacco di folklore di questa cultura, quindi vi dirò, a me sta veramente un sacco piacendo. Numeri 7 e 8 di Giant, mamma mia, questo fumetto che cosa non è, mi diverte un sacco, ci sono un sacco di mazzate, ci sono fanciulle poco vestite, totalmente non vestite, quindi fondamentalmente mi piace moltissimo. In più c'è una scena in cui vediamo la nostra protagonista combattere con Godzilla, quindi raga, che cosa volete di più dalla vita? Veramente una serie figa, spero non duri troppo, spero non svacchi il finale come spesso fa Oku con le sue opere, comunque a me piace. Quinto volume di Heavenly Delusion, continuano i misteri in questa serie, continua a essere piacevole, continua a dire che non capisco l'entusiasmo che vedo per questa serie, non mi sembra così miracolosa, però comunque effettivamente piacevole, non posso negarlo. Molti misteri, vediamo queste linee temporali che non capiamo bene come si andranno a incrociare, quindi vediamo un presente forse passato, passato e forse futuro, non si capisce bene, un sacco di mistero, appunto, comunque continua a intrattenere, essere piacevole, interessante, divertente, quindi vado avanti volentieri. Quarto numero di Neuf, questa serie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale,
numero molto particolare, perché rispetto agli altri che erano più incentrati su questi ragazzini che stanno fuggendo, questi ragazzini che hanno sangue di Hitler, che stanno fuggendo perché li stanno inseguendo perché vogliono ucciderli, questo ha sempre quella trama lì, ma è molto incentrato sui drammi dell'olocausto, quindi veramente molto interessante, molto, molto forte, alcune parti molto angoscianti anche, perché comunque ci riportano alla mente uno dei momenti più bui della storia dell'umanità intera. Quindi si concluderà col numero 6. Vi dirò che a me questo manga dal titolo 9 a me non dispiace affatto. E concludiamo i manga con Hell's Angels, che mi sono recuperato a Perugia, se non ricordo male, me lo sono recuperato usato. Miniserie veramente molto particolare, stessa autori di come si chiama? Fortified School, ok, ce l'ho qua, quindi potevo leggerlo. Disegno super 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 particolare, storia di questa ragazzina che va all'inferno, trova questa scuola completamente fuori di testa in cui capiteranno cose assurde. La cosa però veramente particolare di questa miniserie, che mentre nel primo numero si ambienta in questa scuola, tra l'altro una tematica che avevamo già visto in Fortified School, vediamo anche qualche personaggio che abbiamo già visto in Fortified School, la cosa particolare è che dal numero 2 in poi degenera completamente. Cioè la tematica della scuola così scompare fondamentalmente, diventa tutt'altro, una roba biblica, ci continua ad esserci scontri devastanti super mega fighi, ma una roba biblica devastante, fuori di testa, completamente pazza. Raga, se riuscite a recuperarlo, magari anche usata, a poco prezzo, prendetelo, perché è una roba veramente what the fuck. Concludiamo con i fumetti all'estero, non finisce più questo video, ve l'avevo detto, vi avevo avvisato di questa cosa, e andiamo con Batman, la corte dei gufi, che vi dirò, mi è piaciuto, non vedo l'ora che esca il seguito, anche perché questo, porca miseria, in realtà non si conclude, ovvero Batman, la città dei gufi, fondamentalmente una storia di indagini, quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che effettivamente è una storia di Batman, quindi non ci sono altri 700 miliardi di personaggi, c'è Batman e qualche personaggio, ma non 800 mila miliardi, porca miseria, che è una cosa che sapete mi triggera sempre tantissimo. Jun, non so come si pronunci, dovrebbe essere cinese l'autore o autrice, non so veramente nulla, semplicemente perché l'ho recuperato per la mia dolce metà, lo voleva e sono andato in fumetteria e gliel'ho preso, quindi non l'ho ancora letto, però voglio leggerlo. Storia di un ragazzo affetto da autismo, se non dico male. Sì, la stessa dall'autrice, quindi è un'autrice, leggo qua dietro, Le male erbe non l'ho letto perché l'ho regalato a mia madre, questa autrice la regalo a tutti quanti, io poi non leggo, però questo vorrei leggere, in realtà vorrei leggere anche le male erbe, prima o poi lo recupero da mia madre, ma ho un sacco di cose da leggere, comunque, questo se mi capita lo leggo e ne parliamo. Numero 1 di Stillwater, non ve ne parlo più di tanto perché in realtà mi piacerebbe parlarvene in qualche sede in più nello specifico. Fondamentalmente si parla di una città in cui la gente non muore più, che può sembrare una roba forse particolare ma non così originale, già sentita, in realtà ci sono dei risvolti veramente super fighi, quindi come le persone, soprattutto qualche persona, ad esempio un giudice, gestirà questa situazione per fare in modo che tutta quanta la comunità rimanga lì e questa cosa non si diffonda nel mondo e non si sappia nel mondo perché hanno paura di cosa potrebbe succedere, è veramente interessante. Questo è il primo numero, penso proprio che la continuerò. Ehi tu, non hai una fumetteria nelle vicinanze, non sai come recuperare i fumetti che ti sto mostrando in questo video? Beh, non c'è problema, vai in descrizione, ci sono i link Amazon con la mia affiliazione, a te non cambia nulla, a me arriva una piccolissima percentuale, questo solo se non hai una fumetteria nelle vicinanze, se no aiutiamo le fumetterie e spendiamo i soldi in fumetteria, perché le fumetterie sono veri 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 importanti, altrimenti link in descrizione. Captain Canuck, sempre Leviathan Labs, storia supereroistica di un supereroe canadese, supereroe che non conoscevo, sono andato un po' a informarvi, in realtà esiste dagli anni 70, quindi questa è una storia un pochino più recente con questo supereroe che fondamentalmente prende i suoi poteri da un artefatto alieno. Io non sono troppo un fan delle robe supereroistiche, lo sapete, quindi questa cosa non è troppo il mio, però effettivamente se vi piacciono le cose supereroistiche, secondo me buttateli un occhio perché è veramente una cosa interessante. Numero 1 di Transmetropolitan, nella vecchissima edizione di RV Lion, semplicemente perché mi ispirava, adesso è uscito all'Absolute che sarà completo in
tre volumi se non ricordo male, che costa tipo 65 euro a blocco, quindi volevo provarlo, non c'avevo voglia di spendere 65 euro per una cosa che poi magari non mi piaceva. Storia interessante di un giornalista super eccentrico e super fuori di testa, quindi mi è piaciuto, ma non ve ne parlo perché voglio, ho già in mente un video particolare nel quale parlarvene, video nel quale parleremo anche di Fable. Mi sono recuperato il numero 1 sempre al libraccio a Milano, mi è molto piaciuto, non ve lo nego. Storie in cui vediamo le fiabe arrivare nel mondo nostro, degli esseri umani, perché il loro mondo è stato invaso da una misteriosa presenza. Bello, bello interessante, bello vedere le fiabe vivere drammi fondamentalmente, perché la prima storia che vediamo in questo volume è di un personaggio delle fiabe che viene ucciso e quindi c'è un lupo cattivo che deve investigare fondamentalmente sull'uccisione di questa persona, quindi è bello vedere le fiabe in un contesto più violento e reale e drammatico, quindi mi ispira veramente un sacco, questo mi è piaciuto, ne parleremo. Prima che io finisca la voce e anche l'ossigeno, vi mostro le ultime cose, ovvero questo simpatico volume di Carnage, che è Carnage, come diavolo si chiama? Superstite, me lo sono comprato anche questo usato. A me Carnage è un personaggio che comunque piace perché è super violento, fuori di testa, e quindi è proprio un personaggio che fa per me, anche se questo volume è carino, interessante, vediamo diverse scene anche abbastanza horror e questo mi è molto piaciuto. Per il resto dimenticabile, cioè nel senso, tranne qualche scena horror, vediamo anche Carnage combattere con un lupo mannaro, vabbè, queste robe un po' tamarre. L'orgoglio di Baghdad, non ringrazierò mai abbastanza Buzz per avermelo regalato, Buzz che ho incontrato quest'estate, storia super mega figa, tavole devastanti, raga, storia di questi leoni che fuggono dallo zoo a Baghdad, appunto dopo un bombardamento. Storia tra l'altro ispirata da una storia vera, storia appunto con delle tavole incredibili, con un pathos incredibile, raga, cioè veramente ci sono delle scene mozzafiato, anche commoventi, cioè nel senso, io non sono uno di quelli che si commuove molto facilmente, soprattutto con le storie di animali fondamentalmente, ma questa è veramente devastante, raga, cioè di una bellezza incredibile. Non ci farò un video a parte, ma semplicemente perché su questo canale Buzz ne ha già parlato in questo video in cui mi parlavate dei vostri fumetti preferiti o di fumetti che vi sono piaciuti, quindi non ve ne parlo proprio nello specifico, però veramente, raga, una bomba. E concludiamo con una lacrimuccia, concludiamo con il quarto e per ora ultimo numero, ahimè, di Southern Bastard. Ultimo numero perché al momento la serie non sta andando avanti. Quarto volume fighissimo come i precedenti tre. Io vi ripeto che potete leggervi tranquillamente il primo volume e fermarvi, potete tranquillamente leggervi il primo e il secondo e fermarvi. Il terzo e il quarto sono un po' legati fondamentalmente. Possiamo far finta che la serie sia finita con un finale molto aperto, ma in realtà non è così. Fondamentalmente al momento è ferma. Jason Aaron sta lavorando su altro, ahimè, però veramente una serie di una figaggine. Raga, ascoltate me, provate anche solo a recuperarvi il primo volume. Il primo volume tanto lo trovate facilmente, anche usato, tutto quanto. Recuperate il primo volume e poi vi sfido a fermarvi. Gente, dopo questo big video, che non me la merito, un'iscrizione a questo canale, dai, tutto sommato, anche magari un like, vi ripeto che appunto in descrizione trovate il link per comprare questi fumetti, almeno quelli che si trovano su Amazon, a me arriva una piccola percentuale, voi non cambia niente, ma se avete una fumetteria nelle vicinanze sono più felice se andate in fumetteria, assolutamente. Io ho in mente un sacchissimo di video da fare, alcuni appunto vi ho anticipato che parleremo di alcune cose, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, ci vediamo alla prossima. La vera sbatta del video acquisti, porca miseria, è che poi quando l'hai finito, cioè soprattutto i video acquisti così devastanti, poi devi mettere via tutta quanta la roba. Avevo messo la maggior parte della roba, l'avevo già messa in libreria, ero bello tranquillo, l'avevo già sistemata, anche perché appunto alcune le ho prese, comprate a inizio agosto, mo stiamo a ottobre. Quindi no, mo devo mettere tutto a posto. E vabbè, e lo faccio.